È arrivato il giorno! Ore 4:54, ci siamo appena svegliati e ci stiamo preparando per andare in macchina e partire. Buongiorno! Dobbiamo partire, eh? Lo so che tu vorresti fare le ninnette, ma le continuerai a fare in macchina. Ma buongiorno, Tettina. Ma quanto sei bella, amore! Che brava bimba che abbiamo! Buongiorno! Buongiorno, ragazzi! Sono le 8:42. Wow! Ma amore, ma stiamo in ottimo orario sulla tabella di marcia! Yes! Siamo già praticamente sull'autostrada di Bari. La A14, amore! Non ce ne avevamo accorti, non ci fate caso, ma questa macchina ha deciso che il sensore della cinta ogni tanto impazzisce e inizia a suonare come se io non ce l'avessi, ma in realtà ce l'ho. Come avete visto, stamattina abbiamo fatto una bella colazione ed in più ci siamo preparati il thermos di caffè che abbiamo qui. Ringrazio l'ordine fatto all'epoca su Natural Mojo perché comprai o mi diedero il regalo, adesso non ricordo, questo thermos da caffè che poi a noi non serviva tanto la cosa del thermos perché lo macchiamo con il latte, quindi va bene. Almeno l'abbiamo riempito per il viaggio. Sì, invece che fermarci ogni volta che ci veniva voglia presso degli autogrill, eccetera, eccetera, ci siamo lasciati un pancake. La ricetta che ho usato è la stessa che vi ho mostrato nel video di Mangio 24 ore solo cibo rosa, che se non avete visto vi lascio qui. Adesso il nostro viaggio continua. Come potete vedere, siamo persone che viaggiano molto leggere. Sì, e questo è niente, abbiamo anche il bagagliaio pieno e siamo in due, però abbiamo preferito farci la spesa prima di partire, almeno delle cose base, perché dove andremo c'è solo un supermercato abbastanza vicino e quindi abbiamo preferito star tranquilli almeno sulle cose base, in modo tale che una volta arrivati lì ci dobbiamo preoccupare solo di frutta, verdura, carne, pesce, insomma queste robe qui. L'ho bevuto stamattina alle 5:30, mi è venuta l'ansia. Ho iniziato il viaggio con l'ansia. Forse il mio corpo, quando è troppo presto, non riesce a tollerare la caffeina. Abbiamo deciso di fermarci come prima tappa all'autogrill in Puglia, così Tiffany fa i bisognini e noi ci sgranchiamo un attimo le gambe. Noi ci sgranchiamo le gambe, io devo far pipì più o meno da un'oretta e mezza. Devo dire che queste prime ore sono volate. Sì. Siamo partiti alle 6:15. Alle 6:10. Sì, la sveglia è suonata, come avete visto, alle 4:45. Ci abbiamo messo giusto quelle due orette per prepararci. Non è che siamo persone veloci, che viaggiano leggere, ormai ci conoscete. Soprattutto perché ci siamo dovuti caricare tutta la macchina questa Adoro. Mattina. Sì, abbiamo preferito farlo ovviamente di mattina in modo tale da non lasciarla poi carica di roba la notte, anche perché ho tutta l'attrezzatura anche per registrare i video. Adesso vi salutiamo e direi che ci vediamo direttamente alla nostra prima sosta. Ma amore, ci troviamo a Polignano a Mare. Ci siamo dimenticati completamente di farvi vedere la sosta all'autogrill. Ci siamo fermati, tappa toilette per me e Tiffany. E poi abbiamo deciso di venire a provare qui a Polignano a Mare pescheria. Wow. Lo potete vedere qui alle nostre spalle. Ovviamente l'assaggio del panino lo vedrete nel Puglia Food Porn. Non vediamo l'ora di provare tante altre specialità pugliesi da includere in quel video, perché vorrà dire che mangeremo tantissimo. Sì! Adesso ci dirigiamo nella prossima località. Viaggio con la pioggia fatto.
siamo venuti a provare un rustico leccese assurdo. Nessuno di due lo aveva mai mangiato prima, siamo rimasti scioccati. Per vedere la reazione, mi raccomando, aspettate il Puglia food porn, roba di altissimo livello. Fuori nel frattempo sta diluviando, io ho rischiato di ammazzarmi scivolando. Vi farò vedere una volta che arriviamo, ci sistemiamo, ci laviamo, torniamo ad essere persone sveglie, perché in questo momento il sonno si inizia a far sentire, che ieri è successa una cosa poco piacevole proprio prima della partenza, ovvero mi si è alzata l'unghia della luce. Ma a queste belle cose pensiamoci dopo, anche perché adesso ci aspetta Martinucci, che è proprio qui di fronte, perché dobbiamo andare a registrare un po' di clip per il nostro Puglia food porn. Tittatina, che fai tu? Adesso usciamo fuori. E da bravi zuzzarelloni ci ne siamo presi un altro a portar via, perché non abbiamo resistito. PS, non venite da Martinucci qui in via Trincase. Noi siamo entrati e siamo riusciti. Non ci è piaciuto proprio. E ora se magna, ci è piaciuto veramente tantissimo. Quindi abbiamo saltato il caffè e il pasticciotto che volevamo farvi vedere. Vi porteremo in un altro Martinucci divorato a dir poco. Che bella scoperta. Ringrazio la ragazza che mi ha consigliato di venire qui da Magna Magna, perché se tutti i consigli sono di questo livello, ne vedremo delle belle durante queste 3 settimane. Quindi restate sintonizzati. Benvenuti a casa di nonna. Eccoci arrivati a casetta. Scusate se non vi abbiamo spoilerato nulla, però ovviamente uscirà il video home tour di questa casa al mare. Siamo andati da Martinucci a prendere i pasticciotti leccesi e Cristian li ha assaggiati per la prima volta, gli sono piaciuti tantissimo, ed in più io ho assaggiato per la prima volta, ovviamente anche Cristian, il caffè leccese. Anche questo lo troverete nel food porn, quindi se volete andate a vedere. Comunque veramente eccezionale. Stasera andremo a cena in un ristorante in cui andavo con i miei quando venivo con loro, insomma, quindi fino a un paio d'anni fa. Speriamo sia buono, perché io sinceramente non me lo ricordo. Penso di portare la fotocamera, almeno questo vlog lo rendiamo un po' più succulento e vi facciamo vedere la cena. Adesso doccia veloce, io non credo di lavarmi i capelli, anche perché prima erano puliti e poi perché tanto domani andremo al mare. Oltretutto qui in casa c'è uno scaldabagno microbo che credo non basti neanche per permettermi a me di farmi una doccia completa lavandomi i capelli. Spero di sbagliarmi. Anche perché alle 9:30 abbiamo il ristorante. Anche perché alle 9:30 abbiamo il ristorante. Sono le 8:05 e ci vogliono 40 minuti per arrivare. Abbiamo 50 minuti per farci le docce in due e vestirci. Non fa una piega. Domani con calma montiamo anche tutte le luci, almeno qualsiasi cosa vi voglia dire in qualsiasi contesto avremo una luce decente, perché questa che viene dall'alto dei cieli, non so se sono a fuoco io col cacchio. Cioè, ho parlato tutto il tempo fuori fuoco, sto impazzendo. Mi perdonate se avete avuto a fuoco tutto il tempo la credenza della nonna. Tiffany comunque sta abbaiando abbastanza ogni rumore che sente. Spero che sia semplicemente perché si deve ambientare. Christian tra un po' finito deve farsi la doccia, io sto ancora qui a chiacchierare. Veramente? Certo. Va bene, dai, allora niente, vi saluto, ci vediamo direttamente al ristorante. Arrivati al ristorante, alla fine abbiamo fatto in tempo, io non ho controllato l'orario. Ok, precisi orologi svizzeri, oramai la mia ritardarietà sta svanendo, mi sto stupendo di me stessa, tu l'hai notato? Quanto sto diventando più diligente? Fantastico. Comunque siamo venuti a casa mia. È un ristorante che si trova a Tricase Porto e, come vi dicevo, è un ristorante in cui vengo da qualche anno. Sono curiosa di vedere se la qualità è rimasta la stessa, anche perché sono 2 anni che non tornavo in Puglia. Stiamo cenando con una vista pazzesca. Ci troviamo sulla terrazza del locale. Il clima è perfetto. Tu a maniche corte stai bene? Perché io ho messo una camicia a maniche lunghe che ho rigirato. Anzi, la conoscete perché quando ho iniziato a pubblicare video su YouTube la mettevo, poi me ne sono dimenticata per 4 anni. No, sì, ciao. Ho aperto il canale da 20 anni. Me ne sono dimenticata per un paio d'anni anche di questa. Sì, perché è dall'ultima volta che non vado in Puglia. Ecco, la Puglia per me è questa camicia. Abbiamo ordinato come antipasto un'impepata di cozze, anche se domani abbiamo intenzione di andare a prendere le cozze di Otranto, che sono una cosa eccezionale. Però vabbè, ci andavano. Soprattutto avete notato quanto è bella?
Wow. Amore mio. Come primo abbiamo preso dei troccoli al tris azzurro. Hanno come ingredienti tonno, spada, sgombro e pesto di pistacchio. Devo dire che all'apparenza sembrano eccezionali. Ed in più una paranza salentina, ovvero un fritto con gamberi, totani, merluzzi e triglie. Adesso vi faccio vedere la vista perché merita davvero tanto. Questo è lo sguardo matussino di Tiffany che sta sfidando un gattino che è qui dietro. Titti no bau, ovviamente è qui con noi. Qui c'è Christian. Appena finiamo di cenare scappiamo, visto che stiamo morendo di sonno, almeno io e Tiffany. Ovviamente questa è stata una mia idea, andare a cena fuori. Io ho pensato per non farla cucinare. In realtà lei sarebbe voluta restare a casa a fare ninnette. E invece niente amore, ormai siamo qui a 40 minuti da casa. Domani dormiamo fino a mezzogiorno. Altro che mare, altro che Otranto, altro che spesa, niente. Dormiamo fino alle 5 di pomeriggio. Il tavolo di fronte al nostro ha ordinato il tiramisù. Gli sono arrivate delle coppette con dentro una quantità di crema che stava dentro un cucchiaino. E il bello, io e Christian notiamo questo. A me sembra che una delle due signore che l'hanno ordinato dica: ne abbiamo preso metà. Però adesso Christian gli ha chiesto al cameriere: ma quanto è grande la porzione di tiramisù? E lui: ma una porzione normale, ne potete prendere due tranquillamente. È una porzioncina, giusto? Non una porzione normale, una porzioncina. E già questo ci fa capire molte cose. E noi, geni del male, a prescindere, ne abbiamo ordinati due. Ma lo faremo per voi. Ma lo facciamo solo per voi, ovviamente. Abemus tiramisù ed è una porzione normale, quindi siamo super felici. Probabilmente allora veramente avevano chiesto un assaggio e basta, visto che conoscono il proprietario, gli hanno fatto la cortesia di veramente togliere due cucchiaiate dalla porzione normale. Assaggiamo questi tiramisù. Ci siamo con la consistenza. Buono, forse troppo caffè. Christian sta rettificando, ha detto che il caffè si sente tanto, però il biscotto è morbidino solo all'esterno e rimane croccante all'interno. Ah, quindi c'è il biscotto, io pensavo no. Bello, gli ho chiesto: ma l'uovo è pervenuto? Sì, sì, sta solo le mascarpone. Non sappiamo se andare a visitare Santa Maria di Leuca oggi, perché noi sembra che siamo solo un giorno in Puglia. Siamo psicopatici, ma io ne sono convinta, estremamente convinta. Abbiamo fatto una maratona che neanche, neanche campo scuola si faceva. Pure siamo 3 settimane. Siamo 3 settimane. Ci vediamo a Santa Maria di Leuca per chiudere il video al porto di Santa Maria di Leuca, o in riva a questo porto, o a casa, o questo video non avrà mai una chiusura. E adesso leggerete il testo dove io mi scuso perché mi sono dimenticata di fare una chiusura.